Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video andremo a preparare cacao. Qui, come potete vedere, è già sul ponte, pronta per essere sistemata. Allora, dopo i test che avete visto, che sono andati un po' bene, un po' male. Un po' bene perché la macchina ha risposto bene nella mappa a livello meccanico, diciamo, un po' male perché a livello elettronico abbiamo fatto fuori i tre relè costosi. Quindi abbiamo anche finito 4 gomme, 2 io, 2 papà. Allora oggi andiamo a montare 2 gomme nuove. Qua, come potete vedere, in questo momento ci sono su le gomme belle tassellate da terra pure, da bagnato proprio. Nuovissime, mai ancora usate. Andiamo a mettere su queste fedima qua. Queste qua ragazzi, Fedima FM7 se non sbaglio si chiamano. Sono un disegno, qui potete vedere meglio, sono un disegno un po' particolare che non ho mai utilizzato. Questo qua è quello che uso io adesso. Solitamente usavamo le FM4 con cui mi ero trovato bene, però per provare usiamo queste qua e vediamo come vanno. Teoricamente non dovrebbero andare male. Adesso quindi le montiamo e poi vi faccio vedere cos'altro andiamo a fare su questa macchina. Allora, come potete vedere, sono leggermente sudato, mi hanno fatto bestemmiare in tutte le lingue del mondo e anche quelle non conosciute soprattutto. Gomme comunque montate, eccole qua, belle, stanno bene su questi cerchi, su altri no. Queste qua sembrano molto larghe, in realtà sono i cerchi più stretti che ho, infatti vanno su strada Dio. Volevo provare a metterle su altre due paia di cerchi, ma non c'è stato verso, da solo è impossibile riuscire a metterle dentro, cioè le metti dentro, ma può rimanere tipo così di aria sopra e sotto e non riesci mai a gonfiarla, quindi niente da fare. Comunque, qui fatto, seconda gomma qua messa. Adesso io devo andare a togliere questo tappo qua, spero voi vediate qualcosa, il tappo dell'olio del cambio, perché qui sotto, non so se si vede contro luce, comunque è un po' unto, perché a quanto pare il parolio che abbiamo messo non tiene ancora, forse leggermente diverso, non lo so, ma comunque non tiene perfettamente, infatti quella macchietta lì è venuta fuori dopo tutta la giornata di test. Quindi adesso controllo il livello dell'olio del cambio, se ce n'è va bene, se non ce n'è lo aggiungo, che ce l'ho qua, comprato oggi. E poi rimettiamo su la gomma, abbassiamo la macchina a un'altezza umana per piacere. E poi vi faccio vedere cosa ho fatto nella scatola della centralina. Dai, andiamo che sono solo le, vediamo, 10 e 20 di sera di venerdì. Ok ragazzi, livello olio controllato, era perfettamente pieno, quindi forse un po' troppo pieno e ha buttato fuori dallo sfiato, forse, ma non sono sicuro. Comunque il livello dell'olio, ok, ho dato una bellissima soffiata al filtro dell'aria, qui è tornato bello rosso. E adesso vi faccio vedere, per quanto riesco perché ormai è tardissimo, vi faccio vedere dentro come ho risolto il problema dei relè. Qui ragazzi c'è la scatola, questa qui era la mia scatola, quella bianca, e dato che era tutta fusa e tutta era piena di buchi, ormai diventata, papà ha messo un lamierino per dentro, in alluminio che pesa poco, ha ritagliato tutto quello che si era praticamente fuso. Mi ha rifatto il buchetto per far passare il cavo dati della EQ Master e poi ha riverniciato tutto quanto. Come ho risolto il problema dei relè? Semplicemente mettendo 1, 2, 3 relè normali, classici. Praticamente qua ho collegato tutti più, tutti meno, tutto quello che serve, tranne il filo giallo che è un'uscita tipo sempre aperta, ok? E qua ci sono tre relè, sì, due di un tipo, uno dell'altro, perché quello che c'era qua l'ho messo sul mio pandino. Comunque tutti e tre relè ottimi, nuovi praticamente, usati due gare. E qui ci ho attaccato AUX 1, qua AUX 2, questo AUX 3, cioè ventola 1, ventola 2, pompa dell'acqua. Funziona già, l'ho già preimpostato e tutto, devo solo sistemare questo casino di roba qua, fare i forellini qui nella scatoletta per appendere appunto i relè. Rifascettare tutto perché ovviamente è tornato adesso, c'è tutto un bellissimo casino qua dentro, e chiudere insomma, e siamo pronti. Ed ecco qua ragazzi, sistemato tutto, fissati i tre relè, fissato il modulo Bluetooth, fascettato tutto al meglio, qui come potete vedere tutto ben incastrato, ci siamo. Adesso chiudiamo la cassettina e direi che per stasera basta, anche perché sono le 11:30, quindi direi che è tempo di andare a dormire e ci vediamo domani mattina.
Eccoci qua ragazzi, stiamo per partire col camper. Sono le 9.33 di sera e siamo pronti per andare a Vighizzolo. Abbiamo mangiato e adesso partiamo. Manca il caffè, ma abbiamo recuperato una moka al volo. Sosticina qui per controllare se tutto funziona al meglio. Capo, ciao. Sono calde le gomme? Tiepidine. No. Cinghia? Oh, basta che non siano allentate queste qua. Ma mi sembrano salde. Ah, quella cosa facciamo? Non le leghiamo? Vedi che si muove questa roba. Carrello? Oh, si sono aperti i cassetti del carrello. Perfetto, li avevo chiusi. Abbiamo finito il rotolo della carta. E adesso io. A culo. Buon dì. Buon salve. Ma io mi sono svegliato bene, bello, no, allegro, pimpante. Secondo me Elisa ti ha... secondo me Elisa ti ha preso a calcio, ti ha buttato giù, no, dicendo Rodi già sveglio. Brian, perché io come mi sono addormentata mi sono risvegliata. Ecco, io uguale. Poi Rudy non sapeva volare le corde, rompeva il cazzo di continuo. Sì, esatto. E tira di qua, tira di là. Sì, ho quasi capotato il camper, a son di tirare. Ma Rudy è già sveglio, sì. Ci sono le corde da mollare. Non riesco, non le ho messe ieri, quindi non so come si tolgono. Ma lui l'ha strette, quello è il problema. Questo è un gran problema, vero Ivan? Non la tiravi giù se non ti... Assolutamente no. Scusi, lei cosa sta facendo? Sì, salve, bevendo caffè. Sto girando solo il cucchiaio. Sì, di creare dei vortici incredibili. Sto cercando di capire come si beve il caffè. Wow. Comunque siamo arrivati, abbiamo aperto tutto, siamo pronti, adesso aspettiamo. Quello che vengono fuori gli annunci di chi parte, di chi no, di quando, del perché, vediamo se ci verificano la macchina e poi partiamo. Ah, lui è... Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Avete visto un pochino di presentazione? Finalmente siamo arrivati alla prima gara di Cocao con tutte le migliorie effettuate. Non faccio un'introduzione tanto lunga, oggi riusciremo a vedere solamente la qualifica, appunto perché prima abbiamo visto cosa abbiamo fatto su Cocao, il viaggio e tutto. Quindi oggi solo qualifica e nel prossimo video prima semifinale, seconda e finale. Partiamo subito quindi con la qualifica. Vacca ragazzi, la pista è completamente allagata. Devo cercare di parzializzare perché anche se accelero tutto e faccio uscire il fango dalle gomme, comunque non riesco a fare metri perché non riesco a scavare fino sotto. Quindi aspettiamo un attimo che la pista si pulisca almeno un pochino e tentiamo magari nel penultimo giro o ultimo giro di fare un tempo.
Intanto comunque cerco di prendere confidenza con la pista, cerco di guardare i dati sul dashboard per capire se tutto funziona bene e poi ci lanciamo, dai. Mi scuso ragazzi per l'audio, si sente ovviamente il vento che entra dalla rete davanti. Ho provato a usare la Insta con cui sto registrando in questo momento e il microfono è così buono che sente anche tutto il vento e tutte le cose che succedono nella macchina. Quindi mi sono già munito, ho preso un adattatore e un microfono esterno con il classico gatto morto davanti per appunto evitare di sentire questo rumore qua del vento che sfortunatamente ci accompagnerà per tutti i due video. Ok, proviamo a lanciarci. Nella prima curva noto che ho un sacco di sottosterzo, appunto perché le condizioni del terreno sono queste che potete vedere anche voi. Non ho in questo momento il freno a mano perfettamente funzionante, quindi proverò a giocare con il bilanciamento dei pesi. Molto bene, la prima curva, che è quella un pochino più difficile, sono riuscito a farla abbastanza forte. Vediamo se riesco a continuare e a fare un buon tempo. Ottimo, la pista sta leggermente migliorando, quindi tentiamo di fare un giro ancora più forte. No, cazzo ragazzi, mi è entrata la prima invece che la terza, incredibile. Cioè, ho fatto seconda, vado per mettere la terza e mi è entrata la prima, che già è difficile che entri così. Sono andato a mettere la seconda e non ne voleva sapere di entrare. Ecco, ho buttato il giro. Vabbè, uno buono l'ho fatto, finiamo il giro e vediamo che risultati abbiamo fatto. Zamaro ci sembra decisamente più veloce, più svelto. Bravo amore, bravo. Sta arrivando con qualche peripezia Zamaro. Bye.
mia. Tanto bagnata, eh? Mamma mia! Stavo facendo un giro bene, esco da lì. Adesso butto la terza sotto il coppi e esco. Bam, butto dentro la prima. Dio! Non so neanche come riesco ad andare avanti la macchina, è più terra tu che il campo. Scelta giusta delle gomme sto polso, eh. Vento, le acqua a posto? Temperatura massima che ho visto 74. C'era del fango nella mia prova, leggermente, un po' di fango. Un po'. Che mi metto in dieta se poi raccolgo tutti questi chili. All'ingresso del numero 22, il numero 104 e il numero 5. Purtroppo il numero 7 avere qualche piccolo problema, vediamo. Praticamente è tutto uno. Allora ragazzi, conclusioni di questa qualifica. Abbiamo fatto schifo. Schifo realmente, perché siamo settimi, siamo penultimi. E non mi sembrava di essere andato così male per le condizioni della pista che c'erano in quel momento, però a quanto pare ho beccato ben 6 secondi da Yuri ed altrettanti comunque 6 anche da Arnaboldi, che sono primo e secondo posto. Cos'è successo sostanzialmente? Che hanno allagato la pista, ok, va bene, è allagata per tutti, ma non è proprio così, perché eravamo in 8, giustamente si divide la categoria in 2 in modo che non ci sia ostacoli in qualifica, appunto, che uno va piano, l'altro gli rovina il giro. Quindi 4 prima, 4 dopo. Il problema è che le condizioni della pista dei primi 4 non sono quelli dell'altro gruppo. Appunto, noi avevamo la pista allagata e, come avete potuto vedere, nell'ultimo giro già cominciava un po' il fango a stare un pochino fuori dalla traiettoria, si riusciva a spingere molto di più, la macchina non slittava tanto e un po' sicuramente sono stati bravi loro a correre, ma anche noi abbiamo avuto, veramente come avete visto dalle immagini di prima, tantissimo, tantissimo fango in pista. Quindi niente da fare, siamo penultimi, siamo comunque arrivati qua noi personalmente senza pretese, vogliamo solo finire le gare senza rotture, vogliamo che tutto funzioni perfettamente, siamo qui appunto per testare in gara lo stress che ha la macchina. Quindi la posizione non ci interessa tantissimo, certo che comunque fare un podio o un primo posto sarebbe comunque la bella ciliegina sulla torta dopo quasi 2 anni di lavori. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video e vedrete se ce l'abbiamo fatta, se ci sono stati problemi, rotture, casini, scontri, se c'è stato di tutto. Quelli non mancheranno sicuramente, d'altronde la categoria B è questa. Grazie per la visione e ci vediamo il prossimo sabato. Ciao!